Salve, salve a tutti cari amici e non, e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Mamma mia ragazzi. Finalmente siamo qui per il momento più atteso dell'anno. Non per me, ovviamente. L'incontro, come ci è stato detto, che... i lettori della Bonelli, e non solo, ma penso maggior parte Bonelli, attendeva veramente, perché ce n'era un grandissimo bisogno, attendeva l'incontro tra Nathan Never e Martin Mister. Quindi, dopo aver letto Paradossi Universali, e il paradosso, come vi ho detto già nel video dedicato, se non l'avete fatto andatevelo a rivedere, il paradosso è stato quello di riuscire a leggere questo mappazzone, però, come vi ho già detto, ottimamente disegnato. Dopo aver letto invece l'interessante, anzi il fumetto più migliore degli ultimi, penso forse anni, The Martin Mister, e anche qui c'era una specie di prologo a questo incontro, però questo qua era un fumetto che io comunque ho promosso, miracolo. Questi due erano praticamente i due incipit, anche se lo era più questo più che altro nella parte finale, al crossover più atteso da sto cavolo dell'anno. Ovviamente sto parlando di Nathan Never e Martin Mister. Eccolo qui, è uscito il numero 417 di Martin Mister, però come potete leggere qua, crossover. Inizia quindi questa parabola discendente. Sicuramente una cosa che è discesa sono state le mie palle frantumate dopo aver letto. Più che le mie palle, direi la mia testa frantumata dopo aver letto sto mappassone, che praticamente si dipanerà per ben 4 albi, quindi insomma come era successo per gli incontri precedenti, dei quali qua si fa abbondante citazione. La storia che ha scritto Adriano Barone con i disegni di Salvatore Cuffari e Giulio Giordano, che sono la cosa migliore dell'albo, perché ragazzi i disegni sono, secondo me, a parte forse i primi piani di Martini che non mi piacciono, però ragazzi i disegnatori sono uno più bravo dell'altro, e qua ragazzi la cosa che io in questo inferno fatto a fumetto, per quanto riguarda il caos generato, guardate un po' qua ragazzi, l'unica cosa che andiamo a salvare sono ovviamente le meravigliose tavole, che sono qualcosa di spettacolare, a parte il volto di Martin Mister che non mi piace, però ragazzi, le tavole, tanto di cappello, guardate un po' qua ragazzi, veramente spettacolari, meravigliose, grandiose, moderne, eccezionali, insomma i disegni non li vado a toccare, ma in realtà io non vado neanche a toccare la tecnica di scrittura di Barone, che comunque, diciamo così, nel caos generato, secondo me, è coerente con quello che poi andremo a leggere. Ma il problema fondamentale di questi team up, di questi crossover, è che gli scrittori che ci si approcciano, come abbiamo visto in Tex Willering contro Zagor, Non si dà più risalto al divertimento, non si dà più risalto a quello che deve essere l'avventura, no. Adesso la cosa importante di questi crossover è quello di far ritornare tutto quanto, e quindi di fare una sorta di mega scrittura, nel coinvolgere tutto, ma tutto il calderone con tutto quello che era successo prima, e rimetterlo insieme. Quindi cosa succede facendo così? Che lo scrittore fa vedere, guardate quanto sono bravo, faccio tornare tutto, creo, faccio tornare nei minimi particolari ogni cosa, perché ragazzi in questa storia che io reputo insostenibile per tutto il casino nel casino generato, perché ragazzi questa storia è un supplizio, è un tormento, è una rottura, il divertimento non esiste, ci si concentra soltanto a far tornare tutte le storie collegate ai personaggi, metterle insieme, a mettersi là a cercare il minimo cosa per far tornare tutto quanto, però la parte divertente, cioè magari lo scontro,
l'avventura viene messa in secondo piano per far risaltare la soppopera fatta a cavolo, perché questa qua è una soppopera fatta a cavolo. Dico fatta a cavolo perché è un minestra, è come se fosse una minestra di cavoli, di cavolfiori, perché lo scopo di questi incontri è quello di far tornare tutto quanto. E quindi io mi domando, ma la cosa fondamentale, cioè i due personaggi che dovrebbero fare un'avventura divertente che coinvolga il lettore, qua ragazzi si fa, c'è di mezzo tutto quello che era accaduto prima, con cose nuove, si fanno citazioni a tu passi da 500 anni del futuro, per poi ritornare al 2100 e qualcosa, per poi ritornare al 2024. C'è un continuo rimandare, perché siccome questo fumetto copia la DC e la Marvel, quindi tutti i lettori del Boelli che odiano la DC e la Marvel e amano questo, per me sono degli incoerenti, perché questo fumetto qua è peggio di mettere insieme DC e Marvel in un multiverso insieme, perché qua si fa una continua citazione a tutti gli incontri, al Martin Mister Never, i primi incontri, addirittura a, mi ricordo, ragazzi, Agenzia Alfa, a tutto quello che c'è stato, al Martin Mister numero 3 di Dan Dog, si fa pure riferimento a Dan Dog e Martin Mister numero 3, si fa riferimento a Martin Mister Never 1, Prigioniero nel futuro, si fa addirittura riferimento all'incontro Uniti per il pianeta, quella c'era pure Mister No. Ragazzi, veramente un caos più totale. E c'è sta il Martin Mister, quello robotico, quello normale. Poi c'è sta il Nathan Never, quello zero che sta a combattere, che si crea il vortice. Ragazzi, ma veramente un casino. Cioè, è un mappazzone. Lo scopo di questo incontro è quello di far tornare cose. Ma il divertimento, il creare una trama semplice, non tutti sti casini, cioè creare una trama semplice, un combattimento, uno scontro e magari qualche cosa basilare, non se lo fa. Ormai in Bonelli, quando si fanno i crossover, si fanno i mappazzoni che devono sempre guardare indietro, riprendere quello che c'è stato prima, rimescolarlo con 300 rimandi, con 300 cose, passato, presente, futuro, spazio-tempo, spazio-temporale, cosa quantistica, personaggi che vengono, sta storia è peggio della cosi. Almeno la cosa un po' si capiva, qua si capisce come un cavolo, qua si capisce niente, perché... E quando dico si capisce niente, non è che, cioè, io lo dico perché è un caos, certo, poi se te ci metti, cioè, dico, non si capisce niente perché è un marasma, è un caos, è una baracconata, è un circo che ci sta il clown, poi esce il clown, entra a giraffa, poi se ne va a giraffa, entra l'aquila, cioè, tutti i personaggi che vanno, che vengono, con un continuo parlare, poi citazionistico, parole, chiacchiere, mi scuso, ma la cosa fondamentale qual è? Il combattimento. E il divertimento nel stare incollato e seguire una trama lineare. Qua del lineare c'è sta un cavolo, perché è continuo, fa così una trama confusionaria che dopo un po' ti rompe le palle. Poi, per carità, Barone avrà, cioè, nella sceneggiatura, nelle cose sarà stato attento, no? Ma tutta questa attenzione, tutta questa cosa nel ricercare, guardate come sono stato bravo, ho colto il particolare. Ma a me del particolare non mi interessa, a me che tu mi fai le cose precise, non mi interessa, io preferisco più fare delle cose meno precise, ma che almeno intrattengano. Qua, ragazzi, è un casino, perché veramente, guardate, se fanno riferimenti a tutti i cosi, a pure ad Helling, ragazzi, ma c'è un calderone, questo è peggio, è un minestrone in cui dentro ci sta di tutto. E stare appresso alla trama, senza poi trovare il divertimento per controllare la lettura, perché ragazzi, qua devi stare attento a ogni cosa. Cioè, ma una lettura, un crossover che dovrebbe divertire, tenerti incollato, però no, con casino di rimane, c'è stato qua quattro personaggi che poi parlano, ogni personaggio ha la sua storia, e quindi cosa fa lui? Si mette a raccontare tutta la storia che c'è stata prima, cioè, ma è un calderone, ma dov'è il divertimento? Dov'è l'avventura? Dov'è il stare attaccati in qua? Qua si fa soltanto testo, trama, andare indietro nel passato, ricollegare futuro, poi a un certo punto, ovviamente, mi rimetti in ballo Skeleton Key, cioè, ci stanno in mezzo tutti, ecco, poi si fa riferimento ovviamente nel finale a Skeleton Key, come lo chiamo io, Omega. Poi ragazzi, Martin Mister Dan Dog 3, l'abisso del male, Dan Dog ci sta. Eppure se... Guardate, ma a un certo punto mi aspetto pure che appari Dan Dog a sto punto. Cioè, mettiamoci tutti, però
l'ex che è buona, non c'è sta, caso strano, l'ex che è la più buona, alla pagina principale, beh, dicono subito, c'è sta, cioè, l'ex non c'è sta. Cioè, ma poi, i dialoghi che si dicono, è un casino. Cioè, io sono qualcos'altro, potresti definirmi un punto fisso nello spazio-tempo, un difensore della sovra-realtà, che presiede a questo multiverso un combattente, se vuoi puoi chiamarmi zero, noi ti chiamo testa de cavolo, ti chiamo casino, ti chiamo Nathan sta minchia, perché ragazzi non sarebbe più, ma sì fumetti, ma fateli capibili, più leggeri, ma persona inconcepibile, ma guardate qua ragazzi, ma veramente... Ripeto, io non critico, nel senso che sicuramente tutto, i dettagli, sì, perché noi lettori amiamo il dettaglio, ma chi se ricorda tutte queste cose? Ma voi pensate che il lettore, meglio, se ricorda tutti gli incontri, è sciancato da fare nella vita che andasse a leggere tutti gli incontri prima, ma voi state fuori proprio, ma fate un'avventura semplice, in cui mi fai qualche rimando, in cui lo scopo è sempre quello di far ritornare tutto qua, no, perché se fai questi crossover, dopo si sposta il multiverso la minchia spazio-temporale eclissica nella quarta dimensione Odissea, che manco Ulisse ha fatto tutto sto casino per ritorno a casa nella quarta, quinto strato della materia dimensionale e quantistica interfacciale della quinta strato del multiverso, perché non è da never che viene, da never che va, Martin Mister vecchio e Martin Mister, il riferimento agli uomini in nero, il riferimento a Heilingen, il riferimento a Dylan Dog e Martin Mister, il riferimento a Dylan Dog e da never 1, il riferimento a sto cavolo e... fisica quantistica, Skeleton Key, Lex, armatura nuova, armatura vecchia, gente che viene, gente che esce, la facciamo diventare quello che vogliamo, di giorno, di notte, mira, diamo al solo sto cavolo nel multiverso perché non saremo più! Ma veramente ragazzi, ma voi vi divertite a leggere mappazzoni in cui l'avventura che dovrebbe essere la cosa più importante viene messa in secondo piano per fare tutto sto casino, poi per fare magari, finirà poi con uno scontro che è lucertolo, perché poi, ovviamente, cioè... tutto sto casino perché ci stanno sti lucertoloni, che non mi interessa a quale parlare dei nomi delle cose perché non mi ricordo e perché non mi interessa, ci sono dei lucertoloni, proprio lucertoloni, che hanno che... c'è sta setta che praticamente li vuole far tornare in vita e quindi hanno creato sto casino, poi dopo tu leggi tutte queste cose, no? Poi perdi il filo del discorso, perché poi fondamentalmente dici, sì sto leggendo, ma la trama principale qual è? Tutto sto casino perché? Perché c'è questa entità che muove i fili, che quindi creerà un disordine nel multiverso. Ma lasciatela fa questa entità che fa sto macello. Almeno è capace che... è più facile mischiare che ricercare di rimettere tutto a posto, perché ragazzi, sono solo a rimettere a posto tutte queste piccolezze. A me i lettori che dicono, io sto attento alla continuity, non mi perdo niente, ma dupalle, ma i fumetti si dicono, legge, iniziare e finì, non con 300.000 rimandi, ma posso capirlo 1-2, ma 300.000 rimandi, come avete fatto il riferimento a qualunque cosa, cioè... tra un po' ci manca pure la Bibbia, ci metti in mezzo pure Cristo, la Bibbia, abbiamo messo in mezzo tutti, ci metto pure Abramo con la barba, ci mettiamo in mezzo tutti, ci mettiamo in mezzo pure Omeo, mettiamoci in mezzo anche Dante, già che ci stiamo, il santo padre della lingua italiana, così abbiamo chiuso il cerchio, mettiamoci tutto, mettiamoci che ne so, mettiamoci pure Tacito, mettiamoci pure Svetonio che ci racconta la vita dei Cesari, mettiamoci tutto, tanto ormai ci stiamo ragazzi, tanto ormai è una baracconata, cioè, boh, poi mi dispiace perché ragazzi, alla fine sì, uno legge, però ho di leggere minimo 3-4 volte. Poi ragazzi, ripeto, non c'è sta nessuno che si ricorda tutte queste cose, perché a me quelli che mi dicono che sto attento alla continuity, io mi ricordo anche se il commodino è nella Never, ma che me frega a me di leggere un'avventura che mi diverte, scritta lineare, precisa, come se faceva da un po' dagli anni 60, non meglio, cioè, poi ripeto, questa qua è una storia marvelliana, questa storia qui, per carità, la parte grafica è intoccabile perché ci sono riferimenti a Kirby, quindi cioè, i riferimenti a Kirby si amano per fuoco, si è obbligati ad amarli, se no non si è mantenere il fumetto. Cioè, i disegni sono toccabili, ovviamente. Ma però tutto il resto, poi vabbè, mi ha messo pure i mezzi monoliti. Ma ragazzi, ma veramente è un casino qua, è un bordello. Beh, ma io penso il povero barone quanto ce l'ha messo. Dice c'è stato molto tempo e fa sto punto. E certo, sì, perché purtroppo, ma sarà stato costretto proprio lui, perché se i lettori vecchi hanno detto: no, devi tornare a tutto, perché ci stanno pure quelli che si segnano i cosi, vado a vedere perché. Ma l'avventura, il divertimento. Cioè, tutte queste cose mi può pure fare, ma non mi ha fatto 300 collegamenti. Cioè, mamma mia, ragazzi, veramente una come è uguale, è stato come l'incontro tra Tex Willer e incontro al Zacco. Si mettono, in questo caso poi ragazzi, vabbè, qua si va pure oltre perché a un certo punto qua dice che con le stronzate non mi bastano.
Cioè, voglio esagerare, ci metto tutti e quattro. Cioè, guardate un po' qua. Ma poi mancano pure l'arte. Io già mi immagino al prossimo episodio verrà fuori. Mettere in mezzo pure la cosa, già che c'è stato, almeno possiamo fare due risate. Mettere in mezzo pure Ciclo con l'amuleto. Almeno abbiamo. Facciamo un mega crossover. Ci mettiamo in mezzo tutti. Ci mettiamo pure tutti. Ci mettiamo la cosa. Favore andare a Super Mike un'altra volta. In mezzo a Natale. Tanto ci stiamo. Ormai ci sta in mezzo tutto, ragazzi. Poi ripeto, mi dispiace perché guardate qua che disegni. Cioè, veramente bellissimo sto disegno. Cioè, tutto questo che senso c'ha? Boh, il senso sì, è quello di far ricollegare Agenzia Alfa, Agenzia i Maxi, l'universo, lo scopo è quello di far tornare tutto quanto preciso in tutti quanti i personaggi coinvolti, il Martin Mister Beck e il Martin Mister, no, tutti quanti, li facciamo ritornare insieme, facciamo un mega mischione, e tanto noi stavamo lì a bere tutte queste stronzate senza divertirsi. Guardate poi ragazzi, vabbè, il nemico eccolo qui, il terribile Ghost Rider Farlocco, cioè manco Nicolas Cage, al firme. Ragazzi, veramente è un casino, guardate qua. I disegni sono belli, ma veramente, ragazzi, è un bordello, si è appresso. È veramente un casino. Vedere Martin Mister One Shot, Generazione, tutto così. Vedere My Mr. Jinx, vabbè, lo so, ricordiamo. Vedere Prigioniero del Futuro. Vedere Martin Mister 3 all'angolo dell'abissi, poi che c'è sta? Vedere le mie palle frantumate, quello c'è sta. Vediamo pure le mie palle frantumate, perché quelle sono da vedere, sennò, cioè, vediamo cos'altro c'è, perché io, boh, ma... Eccoli qua, questi bei, i venerabili, sì, i venerabili di sta minchia, guardate un po' qua, i venerabili, eccoli qua. Vabbè, diciamo ragazzi, una bella storia, divertente, veramente, che ti fa sta bene, che ti fa venire proprio voglia di tirarlo, di strapparlo. Non lo strappo perché donna avanti a leggerlo, perché veramente, se ci riesco, perché veramente sono troppo curioso di vedere, mi aspetto nel prossimo numero me devo mettere così, cioè se no non mi diverto, me devo mettere qualcuno, perché ragazzi... Quindi io, poi vabbè ripeto, Città Est, anno 2000, ci sta pure l'anno 2128, non so se prima avevo detto, 2024 ci sta, 2128 ci sta pure, 119 avanti Cristo, dopo Cristo, quando ci stava Traiano, almeno c'avevamo pure l'impero romano, mettiamoci in mezzo pure l'impero romano, mettiamoci a 117 dopo Cristo, mi aspetto Traiano con armatura che va a combattere contro il re Decebalo in Romania, un'altra volta, stavolta però famo che il re Decebalo è impossessato, che ne so, dal demone dal demone dell'esorcista, tanto tutte stronzate, no? Che qua vengono prese seriamente. Cioè, veramente, mettiamo pure Napoleone sul cavallo bianco, famoci pure un mega sconto tra Napoleone e Giulio Cesare inventario. Magari Napoleone mettete la maschera di Java, e invece a Giulio Cesare gli mettete il mantello di Superman, KS. Ma sì, tanto ormai è tutto credibile, ormai è tutto. In mezzo a sto mischione ci potrei mettere pure un po' d'aceto, di patate, di olio, mettiamoci, damogli e bruciamo, qualsiasi cosa, tanto ragazzi, boh, se lo scopo è questo, se lo scopo è fare Mare Nero, questo è tipo l'incontro tra Mare Nero, un po' al sole, Marvel e DC, Crisi sulle Terre Infinite, mischiato con Dante Alighieri e Boccaccio che sta a scrivere, cioè, è questo ragazzi, è questo, se voi in mezzo a queste parole qua, impronunciabili, ci mettete pure quelle là, abbiamo fatto veramente, cioè, è più capibile così, più capibile così. Qui ragazzi, boh, che altro dire? Beh, io ci ho capito e ci ho capito sto numero. È un mar de testa, è un macello, è un bordello, è un cercate, lo scopo è soltanto quello di ricollegare cose vecchie e cercare di immettere in quelle nuove con questo nemico che non ho capito che deve fare, se deve, ecco. È come se qualcuno stesse manipolando il tessuto dello spazio-tempo. Cioè, immagino pure che magari il tessuto e lo spazio e tempo sono tre cose separate. Perché almeno ci fanno pure. Fanno la storia sul tessuto, poi fanno la storia sullo spazio, poi sul tempo. Perché ogni frase, ogni parola qui. Ci puoi fare sopra un fumetto. Pieno di stronzate. Intere porzioni del multiverso stanno svanendo. Vabbè, magari svanirà pure la mia voglia di leggere un po' questi fumetti, perché a un certo punto le anomalie spazio-temporali negli universi tangenti si sono moltiplicate, rischiare di raggiungere. La guerra fredda temporale. Ragazzi, sono tutti paroloni che non vanno di niente, tutte stronzate perché non c'ha veramente tutta sta roba, non c'ha senso, non c'ho parole. Poi vabbè, ripeto ragazzi, guardate qua, ci hanno messo pure il riferimento a Nathan Never, quello là, Uniti per il Pianeta, che io c'ho pure incartonato. Ragazzi, veramente, ma io sti fumetti, no? E poi chiudiamo. Ma sti fumetti dovrebbero essere avventura, tranquilla, invece qua ogni volta quando fanno... E poi ragazzi, un'altra cosa. All'inizio qua viene fatto un resoconto sui crossover, no? Ci viene detto, i crossover esistono negli anni 40, sì, ma l'hanno fatti tipo pochi. Infatti dice, l'hanno fatto uno nel 42, poi nel 90, quindi poi 50 anni l'hanno tipo fatti. E poi dal 2018 un po' hanno cominciato, forse prima, hanno cominciato a farne a bizzeffe, ora capisco...
che ci sono sempre stati, per carità. Ma a me pare negli ultimi anni avete un po' abusato di questi crossover, perché mi fa un riferimento che ne so, a Submarine e a Torch Umana, e vabbè, anni 40 ci sta. Poi mi ha fatto il riferimento a Justice League, e poi se parliamo della Boeing, il primo fu degli anni 90, cioè no, primo anni 40, il 42 sull'Audace, questa non la sapevo, vabbè, è interessante. Poi negli anni 90 hanno fatto qualcuno, e poi dopo avete abusato perché avete fatto incontro a tutti quanti, quindi c'è stato un abuso dei crossover. Ecco, è tutto quello per portarci a sto mappazzone, che ripeto, sicuramente tutto tornerà, ma a me che mi torna tutto, mentre adesso io preferisco più vedere un'avventura tranquilla, divertente, non troppo... caotico, questo è un caos, questo è un macello, qua c'è stato in mezzo tutto quello che vi ho raccontato io, quindi insomma ragazzi, vedete un po' voi, io graficamente nulla da, era graficamente meraviglioso, a parte non mi piace la fascia di Martin Mystery, perché ragazzi non mi piace niente, il volto di Martin Mystery mi fa cagare, però il resto è veramente ben disegnato, cioè veramente spettacolare, cioè questi disegni io vorrei vedere pure su altre testate così belle, cioè i disegni non li tocco, il resto però ragazzi è veramente mappazzone, inconcepibile ragazzi. Ci ho messo un'ora a leggerlo, per poi non capisci, cioè ci capisci, ma sì, ma devi stare veramente lì a toccare, a guardare il minimo dettaglio, poi collegato a quello che se ne ricordi. Ma a me tutto questo non mi interessa, io voglio divertirmi. A me questi crossover dovrebbero essere un'avventura che si incontra, tutte le armi e finisce là. Come abbiamo visto nei crossover, quelli di sì, ma beh, sì, magari sono stronzate, però a me non mi divertono. Quanto diverti, perché devi stare presso a che cosa? A che mi serve se poi alla fine il nemico è uno? C'è tutto sto passo nei quattro Martin Misti. Vai, mi aspetto. I prossimi invece rimette pure tutto quello che vi ho detto. Voglio vedere Dante, Petrarca, Boccaccio, Giulio Cesare. Mettiamoci tutto. Voglio vedere Einstein, voglio vedere Oppenheimer. Mettiamoci tutto. Ci voglio mettere tutto. Mettiamoci tutto quanto e famo il crossover di tutto. Almeno stiamo più contenti, che ne so. Metteteci tutti, metteteci qualsiasi cosa. Metteteci qualche borassa. Metteteci Cleopatra nuda, che ne so. Cioè metteteci Marilyn Monroe nuda, cioè mettiamoci pure quelli là, no, sempre questi qua ci mettiamo, sempre questi ci mettiamo. Vabbè ragazzi, io spero che, non lo so, io ci ho capito, lo andrò a leggere per curiosità, perché ragazzi poi voglio vedere proprio dove andrà a parare. Il prossimo uscirà tra 10 giorni, Dipartimento 51, vedrete qua, già come immagino, guardate qua ragazzi, la copertina. Mamma mia ragazzi, che casino. Dopo questa lettura mi do un attimo riacchiappare, mi servono 10 litri di caffè, perché sennò non mi rivedo. Quindi ragazzi, già mi immagino, non è qualcuno che ci farà la filosofia sopra e dirà questo è perfetto perché torna questo, perché torna quell'altro. Ma il divertimento, a me mi dovrebbe parlare, dove sta il divertimento? La cosa fondamentale è che è il divertimento, dove sta? La cosa che è più interessante è il divertimento nei fumetti. L'avventura è semplice, poi dopo ho criticato la Marvel DC, quando poi sento parlare di critica, io non mi leggo DC e Marvel perché c'è il multiverso, e poi leggi questo. Questo in confronto è più semplice. Crisi delle Terre Infinite, in confronto è più semplice di questo, eh? E questo sta al numero 1, anzi no, al numero 0 e 1, beh sì, c'ha due numeri, eh? Quindi quelli che criticano Marvel DC e poi se leggono questo sono incoerenti, non lo leggono per partito preso, ma questo è Marvel DC. Hai citazioni a Kirby, hai citazioni al multiverso della DC, alcune cose, è palese. Quindi fate coerenti e dite, io non leggo DC Marvel per partito preso, perché se poi leggete questo qua, che è peggio, che è un casino, che va a ricollegare ogni cosa, veramente con dei balloon poi abbastanza pallosi, sì, poi per carità, ripeto, solo ci si mette, capisce, che non è che il barone è diventato, cioè non è che il barone del Dante Alighieri del 2024 / 25 è uno scrittore meglio, insomma non è che mi ha fatto chissà cosa, semplicemente lo capisco, ma è un casino a prescindere, perché il caos generato è talmente tanto grande con tutti questi personaggi di qualsiasi cosa che veramente è un circo equestre, è peggio della Ragosi, almeno Ragosi è scritto lineare, fa dei collegamenti, però la trama è quella. Qua veramente ragazzi se fanno degli infiniti è insostenibile, pallosi, richiami a tutto quello che c'è stato prima. Cioè, poi perché il nemico è uno solo che sta a fare sto casino, ma lasciategli far casino, è capace che invece secondo me il casino sarà a voi, il nostro nemico che sta a mettere in mezzo. Quindi ragazzi, vabbè, poi nel finale sta Fantasmagoria che dice altre cose sugli assurdi universi, ecco, assurdi, è assurdo sto fumetto secondo me. Lo ripeto, nonostante tecnicamente si torni tutto quanto, la scrittura è tecnicamente ben fatta su quello che ci vuole cercare di raccontare, ma il caos di manuale, eh? Il caos di manuale. E abbiamo assurdi universi, e poi ci abbiamo, vabbè, senza che vuoti, tanto poi lo vedete da soli. Quindi insomma ragazzi, questo è veramente tutto. Per me è stato un supplizio leggere Stabbo, nonostante i bei disegni,
ragazzi, è pesante, è un caos assurdo. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di tutto questo. Andremo avanti a leggere perché la curiosità è tanta, pure se magari ci capirò lo capirò a metà, però lo voglio leggere lo stesso, perché ragazzi è troppo, voglio vedere Napoleone sul cavallo bianco vestito, travestito con la S di Superman che combatte con Giulio Cesare, con Ragosi che viene poi scappa in carrozza perché si scorda di volare. Voglio vedere dove si arriva, pure cercare di far ritornare un qualche cosa che è un caos totale, però a discapito del divertimento, perché qua tutto è tranne che divertimento.